Salve a tutti, oggi ci troviamo a Arezzo e andremo a visitare la casa museo di Ivan Bruschi. Quella che fino al 1996, anno della morte di Ivan Bruschi, fu la sua abitazione, è situata nel cuore del centro storico di Arezzo, nel 200esco palazzo del Capitano del Popolo. Ed è oggi un bellissimo museo che raccoglie, distribuita su tre piani, tutta la sua preziosa collezione antiquaria di una vita. Ivan Bruschi è stato un importante e noto antiquario aretino, mosso da gran passione per l'arte e l'antiquariato, ed ha saputo lasciare alla sua città un'impronta indelebile della sua personalità creativa e anche imprenditoriale. Fu infatti lui nel 1968 il promotore e l'organizzatore della prima famosa fiera antiquaria che da allora si svolge ogni mese in questa città toscana. Questa manifestazione è rimasta unica per importanza in Italia. Ivan Bruschi era solito dire che non raccoglieva e collezionava per sé, ma per coloro che sarebbero venuti dopo. Così prima di morire l'antiquario costituì la fondazione Ivan Bruschi, alla quale lasciò con atto testamentario la sua abitazione di origine medievale e l'enorme patrimonio in essa conservato per essere un museo per i posteri. Possiamo ben dire che il desiderio di Ivan Bruschi si sia realizzato. La sua abitazione infatti è oggi una grande mostra, un bellissimo museo dove sono esposti migliaia di oggetti, alcuni di alto valore artistico o antiquario, altri anche molto semplici, forse più banali, ma comunque capaci di raccontarci tanta storia. Nella sua bellissima collezione troviamo oggi dipinti, mobili antichi, ceramiche preziose, monete, armi del passato, libri, una bellissima biblioteca, sculture, tappeti e gioielli antichi. E questo è un curioso ritratto di Ivan Bruschi, un ritratto all'antica che lo identifica appunto dal biglietto che tiene in mano dove è scritto Ivan Bruschi. In questa bellissima collezione ci sono opere provenienti da tutte le parti del mondo, dall'età preistorica ai primi decenni dell'Ottocento. Ci sono anche dei reperti archeologici etruschi, greci e romani, vasi antichi, statuette antiche, oggettistica varia degna davvero di un museo archeologico. Ivan Bruschi era cresciuto in una famiglia nella quale la passione per l'antiquariato e gli oggetti d'arte era già molto forte. Suo padre Pietro e suo fratello maggiore infatti erano mercanti di mobili antichi. Lui fu ultimo di sei figli, nato nel 1920 e vissuto per alcuni anni con la famiglia a Firenze. Poi nei primi anni 60, particolarmente legato alla sua dimora giovanile, tornò a vivere a Arezzo con la sorella Dina nell'antico palazzo del Capitano del Popolo, davanti alla bellissima chiesa di Santa Maria della Pieve. Il palazzo fu posseduto dalla famiglia sin dagli inizi del Novecento e subì un tragico bombardamento durante la guerra nel dicembre del 1943 che lo distrusse in buona parte, quindi poi è stato quasi totalmente ricostruito e restaurato.
Nel 1967 Ivan Bruschi aprì un suo negozio di antiquariato in Piazza San Francesco, continuando a collezionare moltissimi oggetti. E dopo aver visitato questa affascinante casa museo dell'antiquario Ivan Bruschi, non mi rimane che salutarvi. Ciao a tutti da Arezzo, ciao a tutti dalla vecchia Gio.